Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, PES pronostico di Cagliari Juve. Sono un po' in ritardo con la tabella di marcia, effettivamente, perché in teoria questo video doveva essere già uscito, ma sto avendo da fare, quindi sono nel periodo prepartenza, quindi insomma, diciamo che molte cose da fare e sempre meno tempo, insomma. Allora, secondo me, e adesso metto una formazione che potrebbe avvicinarsi il più possibile alla formazione che vedremo domenica, anche, cioè che vedremo domani, anche perché ad esempio non c'è neanche Cosa, non c'è neanche Dybala, quindi insomma credo che ci sarà un miscuglio mica da ridere. Adesso andiamo a fare per logica. Per me debutteranno tantissimi under 23, infatti io metto Zanimacchia e Olivieri in attacco. E Muratore, boh, basta, direi che siamo così, no? Poi, e Wesley secondo me al posto di Cuadrado debutta. Questa è la formazione secondo me che sceglierà in campo contro il Cagliari. Beh, iniziamo, dai. Ovviamente la Juve, questo PES pronostico sarà un PES pronostico solo. Poi stasera, come sempre, c'è il discorso del video, il video delle prove di formazioni, quindi non perdetevelo come sempre. E come questo, direi che sarà un video un po' influenzato dal campionato già vinto. E quindi, insomma, fatto Sardegna Arena. Io credo che Sarri faccia un turnover veramente massiccio. Io credo che Ronaldo dovrà decidere. Ronaldo potrebbe anche decidere di non giocare. Io non l'ho messo in questo PES pronostico perché secondo me alla fine decide lui di non giocare e di risparmiarsi, diciamo, no? Olivieri, Zanimacchia. 1-2, Olivieri, buona giocata! Usti! Olivieri, che occasione! Bella, eh? Bella azione qua. Palla fermata. Pereira, una gran palla. Mamma mia, dove si è mangiato il Cagliari. Ah, ho sbagliato a rinviare. Mamma mia, che brividi. Ho completamente cannato tutto. Muratore, vediamo che è già proprietà dell'Atalanta, Muratore. Higuain prova ad allargare, sbaglia. Carboni. Ecco, Carboni è uno dei misteri di Zenga, nel senso che è un giocatore che boh, cioè, vai a capirlo. Un giocatore si è fatto buttare fuori due volte in due partite praticamente. Tra l'altro mai un'espulsione normale. Tutte proprio tu da polli proprio, tutte da polli. Vabbè. Mattiello prova ad attaccare il Cagliari, vediamo. Ottima chiusura di Wesley. Higuain, Olivieri vuol far correre Wesley, ottiene la sovrapposizione Wesley. Wesley cross in mezzo, Higuain stoppa bene e poi bella chiusura però difensiva, però ogni tanto ci facciamo vedere nonostante stiamo giocando praticamente con l'under 23. Faragò. Muratore a pressare. Pereiro. Bello, bella azione adesso Pereiro in area di rigore, Pereiro rientra, non c'è la copertura del centrocampo e va vicinissimo alla rete il Cagliari. Bella, questa azione di Pereiro. Buffon si è anche disteso bene. Pisacane. Zanimacchia a pressarlo, mamma mia. Non era una brutta idea. C'è Pitelli, invio lungo. Fermato. Ramsey deve arrivare su questa palla, ci arriva. Higuain. Higuain, ragazzi, mamma mia, sembra svogliato come nella realtà, è una cosa incredibile. Bonucci, Olivieri,
Matuidi Higuain, è altra palla persa, ragazzi, da Higuain, ma perché? Finisce il primo tempo 0-0. Buon approccio dell'Under 23 Juventina. Però 0-0 che mantiene. Matuidi. Ramsey. Prova il pallone lungo e non è male. Higuain. Il Pipita. 1-0. Sblocca il PES pronostico Gonzalo Higuain. Che bella palla di Ramsey. Che bel gol di Higuain. Dopo un primo tempo spento del Pipita, arriva questo lampo. Non facile perché era uscito bene anche il portiere Cagliaritano. Birsa. Mattiello. Matuidi fermato. Poi Matuidi, bravissimo a ringhiare su questa palla. Poi vede ancora Higuain. Il pallone è preciso con i giri giusti, Higuain, no, brutto errore, brutto errore. Palla lunga. Olivieri, Higuain e pasticcio dei tra i due. C'è Pitelli. Birsa. Faragò. Muratore. Zanimacchia. Arriva il cross sbagliatissimo. Pessimo cross di Zanimacchia. Ancora la Juve, siamo giunti ormai quasi al 70esimo, classica proprio partita di fine campionato, immagino poi il caldo che ci sarà a Cagliari domani sera. Rinvio di Cragno, Bonucci, Rog, Birsa, Matuidi. Pallone, insomma, non proprio bello di Matuidi, però attenzione perché Olivieri lo tiene vivo, ma Olivieri sbaglia un altro stop abbastanza elementare, tra l'altro. Alla fine Ramsey, Higuain per Zanimacchia, il pallone con un velo passa. Zanimacchia la deve dare a Matuidi, Matuidi cerca l'imbucata, sbaglia il passaggio, e di nuovo palla al Cagliari con Rugani che chiude bene. Ramsey. Palla per Matuidi che tira, Cragno, Cragno, tra l'altro rischiando anche di formare a Cepitelli qua, siamo già giunti all'84esimo, sta decidendo finora la zampata del Pipita, Gonzalo Higuain, buona giocata di Ramsey qua, palla per Higuain, Ramsey vorrebbe il pallone, va a cercare Olivieri, Olivieri la stoppa. Olivieri rientra, non è una brutta idea, palla dentro ancora per Gonzalo Higuain che si gira, stoppa, tira fuori. Altro errore da matita rossa per Gonzalo Higuain. Rinvio di Cragno, ormai siamo già nel recupero. Entra Ragazzu, quindi largo i giovani. Palla ancora per il Pipa, esce Cragno, Cragno lo stende. Palla recuperata ancora e però finisce 1-0, dunque chiudo qua questo PES pronostico, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento col prossimo video, mi raccomando stasera per provare le informazioni, ciao!